Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server 2. Come avete sentito, questo video doveva andare sul secondo canale perché faceva parte di una serie contenuta sul secondo canale, ma a ben pensarci l'abbiamo messo qui sul primo. Perché è un video diverso, perché è un andare dietro le quinte, se vogliamo, di quello che è il nostro operato su YouTube, e soprattutto perché molti tra i ragazzi che seguono il primo canale snobbano il secondo, pensando che ci sia un tipo di contenuto di bassa qualità o comunque assimilabile al gameplay più becero in assoluto. In realtà no, ci sono molte cose di cui andiamo forse anche più fieri rispetto a quello che facciamo sul primo canale. Una postazione nuova per voi, cioè il mio studio. Di solito riprendiamo nello studio di Quei Due Sul Server, ma oggi siamo qui, tra l'altro in maniera molto arrangiata, con il cavo che si vede, con il microfono che fa capolino. La serie Il Diario del Capitano si sta concludendo oggi che sto registrando, perché sono 5 episodi. Oggi ho appena finito di montare e sta renderizzando il quarto episodio in diretta mentre voi guardate, e sono molto felice, non perché sia finita, sono molto felice perché è andata benissimo. Probabilmente siamo stati l'unico canale a portare una serie intera su No Man's Sky ed è stata apprezzata dall'inizio alla fine, senza nessuno che si sia mai lamentato della noiosità del gioco, della lentezza del gioco. È un gioco esattamente come Minecraft, esattamente come Far Cry 3, esattamente come altri titoli, pochi titoli, che possono offrire al giocatore, in questo caso il creator, cioè lo youtuber, la possibilità di metterci molto, molto di proprio. E questo No Man's Sky forse è stato il mio preferito in assoluto. Nel mio lavoro io sono un professionista e dentro YouTube, nonostante sia una cosa che mi piace, che mi diverte, tento di mettere tutta la professionalità che metto nel lavoro, cioè l'impegno, la struttura di quello che è un lavoro vero. Quindi oggi, per tutti voi là fuori, aspiranti youtubers e aspiranti creators, vado a fare un making of, cioè come nasce il Diario del Capitano, come nascono quei... ha appena finito di renderizzare. Come nascono quei 6-7-8 minuti di video che scorrono così velocemente e che sembrano così ben strutturati? È molto semplice, e quello che vi sto per descrivere non è solo il processo per fare un video come Il Diario del Capitano, è il processo creativo che sta dietro a moltissime cose. Cioè, questi step dovresti seguirli in ogni cosa che fate. Allora, la prima cosa che faccio è ovviamente giocare al gioco, e questa è una cosa che possono fare tutti quanti. L'unica accortezza che ho è quella di soffermarmi un po' più a lungo su certe inquadrature, cioè se c'è una creatura molto strana che voglio poi far vedere nel gameplay, io la inquadro per un bel po', la faccio vedere da dietro, davanti, giro intorno, poi in montaggio decido qual è l'inquadratura più efficace per quello che sto raccontando, no? Quindi attenzione, non giocate a cazzo di cane. Se state facendo una serie, se state facendo un gameplay, state attenti al fatto che qualcuno poi la guarderà quella cosa, quindi inquadrate le cose un po' più a lungo. Datevi la possibilità poi di tagliare magari, però dovete avere delle belle inquadrature, sennò vi tocca fare delle puttanate per allungare il brodo, no? Ed è la prima cosa, quindi sto attento a questo, ma sostanzialmente io gioco normalmente. Tanto in No Man's Sky, quando vedo una creatura, di base sto lì, la fisso per ore, perché sono strane, sono particolari. Quindi questa è l'attenzione che ho. Registro la partita con il mio PVR, non registro dalla PlayStation 4 perché la PlayStation 4 registra abbastanza bene, sì, ma ha un bitrate più basso, quindi preferisco il PVR, mi dà anche un po' più libertà, non ho il problema dei 15 minuti, posso registrare anche 3 ore, non mi interessa. Poi passo al PC tutte le registrazioni, le metto nel mio programma di montaggio, in questo caso è Vegas. Oggi vi dico tutto, proprio vomito tutto quello che faccio, così vi rendete anche conto del lavoro che c'è dietro una serie, no? Ok, metto tutte le clip in Vegas e di solito viene fuori 1 ora e 40, 2 ore, adesso ho montato 2 ore e mezza di gameplay, 2 ore e mezza, tutte le 2 ore e mezza sulla timeline di Vegas, e inizio a tagliare le parti che mi interessano. Cioè, se io ho iniziato a prendere del ferro, non faccio vedere 40 minuti di ferro, faccio vedere 5 secondi, taglio quella parte, cioè prendo quella parte intera, la riduco a 5 secondi e la metto da parte. Prendo una scena in cui sto volando verso un pianeta, prendo soltanto il momento in cui decollo, il momento in cui sono a mezz'aria e il momento in cui atterro, e riduco quei 5 minuti, 2 minuti, quanti sono, li riduco a 7 secondi, prendo e porto a casa. Quando il mio montaggio dura 15, 17 massimo minuti, ok, sono pronto, ho tutte le cose che mi servono, tutte le scene, ho tolto quelle che non mi interessano, le parti lente, e mi sono tenuto solo le parti veramente interessanti. A questo punto inizia una prima scrittura.
La scrittura è questa, la faccio su un foglio di carta e scrivo delle cose a matita. Per esempio, qui c'è scritto parto, viaggiare tra i sistemi, e mi sono anche appuntato una cosa. Cioè, qui avrei voluto dire viaggiare da un sistema all'altro è come traslocare, quando traslochi la tua roba. Poi non mi è piaciuta questa cosa, ci ho messo la cosa del treno che trovate nel quarto episodio. Secondo punto, punto sul pianeta verso il monolito. Ho scritto soltanto questo, poi però, come vediamo, sono andato a sviluppare meglio questa cosa. Insomma, tutti i punti, che ne so, vendo tutto, altro punto, compare una nave è il mio, comprare una nave è il mio obiettivo, poi il tizio vuole bucarmi il cervello, ecco, questa cosa non l'ho messa perché era troppo lunga, l'ho tolta. Poi, altro autogrill devastato dalla merda rossa, insomma, tutte le cose che sono successe. Qui c'è un foglio pieno di punti importanti, ma non è che ho scritto, ho soltanto annotato le cose importanti. Poi apro un documento di testo e inizio a scrivere, tantissimo, lo state vedendo dalle immagini, e per ogni punto io vado a sviluppare, ci metto delle battute, ci metto delle cose che possono risultare leggere per chi mi segue, cioè non voglio rompere i coglioni a chi guarda il gameplay, e quindi ognuno di questi punti deve diventare qualcosa di interessante da seguire. Una volta fatto questo, preparo il microfono con l'antipop per avere un buon suono. Io ho un microfono USB, un'auna molto buono, abbiamo fatto anche una recensione mi pare, e poi ho l'antipop che evita gli sputi. E vado a registrare tutto quello che ho scritto. Non so neanche chi minchia sia Atlante, ma dal nome deve essere un personal trainer effeminato. Rispondo cordialmente di sì, dico che io credo ad Atlante, tanto cosa vuoi che sia, diario, non è la prima volta che rispondo di sì a cuor leggero. E cerco di leggere nella maniera più espressiva possibile, io non sono un attore professionista, non sono un doppiatore professionista, cerco di limitare i danni e di fare una cosa buona. Quindi una volta che ho finito di registrare tutto, e si sbaglia pure spesso, rifaccio, bla 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 bla, non faccio altro che prendere la mia voce, vedere quanto dura. Dura 5 minuti, ok, aggiungo qualche altra cosa. Dura 7-8 minuti, va bene, e lascio così com'è. Poi nei video di No Man's Sky, in questo caso il diario del capitano, io vado a disegnare. Per disegnare, per farvi vedere, nel primo episodio ho usato la matita ma non vedevate bene, quindi ho usato un foglio normale di carta con un pennarello nero. E per riprendere uso una GoPro e metto la GoPro nel sostegno per il microfono in modo tale che sia perpendicolare al foglio, il più perpendicolare possibile, insomma, quindi mi riprende proprio il foglio dall'alto, riprende solo le mie mani che disegnano e il foglio. Dopodiché non devo fare altro che salvare tutti questi file, prendere il file della GoPro, metterlo nel progetto e iniziare ad accorciare o allungare i file video di gioco per sincronizzarli alla voce. Cioè, se io dico che sto combattendo contro un mostro, ecco, cerco di allargare la clip in cui combatto col mostro in modo tale che mi capita precisa sul pezzo in cui lo sto dicendo, oppure l'accorcio se magari la sequenza è troppo lunga. È un lavoro molto scoglionante, questa è la parte peggiore, perché è la parte meno divertente, una parte molto meccanica, taglia qua, cuci là, accorcia, allunga, la rottura di palle. Poi prendi la parte in cui disegni, in questo caso quarto episodio c'è un disegno solo, prendo il disegno, lo metto dentro, lo velocizzo in modo tale che entri preciso. Qui ho avuto un culo della madonna, sono rientrato preciso, cioè quello che ho detto era esattamente a tempo con il disegno che ho fatto, mi è andata bene, e dopodiché renderizzo l'episodio. Sto attento a miscelare bene i suoni, non far sentire troppo forte l'audio di gioco, ed è così che nasce un solo episodio di 6 minuti, 7 minuti del diario del capitano. Mi rivolgo a tutti gli youtuber là fuori, giovani youtuber soprattutto, che non hanno ancora un seguito molto forte. Guardate un video normale, che non sia un video forte, che ne so, cioè noi abbiamo dei video forti, Peggle, Takedown, Red Saber, stanno andando bene parecchi giochi ultimamente, vanno forte anche Rainbow Six Siege, piace molto, Gang Beasts piace tantissimo, però andatevi a guardare un video di un gioco normale sul nostro canale, che ne so, 30.000-40.000 views, non di più. Ok? Quella è la media dei giochi normali di cui non frega nulla a nessuno, poi abbiamo le serie di punta. Andatevi a guardare il diario del capitano o altre serie un po' più studiate che abbiamo fatto in passato. Guardate quante visualizzazioni in più. Cioè, quelli non sono solo i nostri iscritti, sono persone che riguardano di nuovo il video perché magari a loro è piaciuto tanto, sono persone che hanno condiviso quel video e quindi altra gente è venuta. Quindi se voi state iniziando adesso con YouTube, non sperate di emergere dalla massa con un video di Minecraft in cui parlottate.
ci vuole creatività su YouTube, anche nel gameplay, cioè anche in un canale di gaming del cazzo come il nostro, ci vuole creatività, ci vuole impegno. Io mi sono sbattuto tutto il pomeriggio per fare questo video, ve lo giuro, e mi sono messo alle 3, adesso sono quasi le 7, cioè, e avevo già registrato il gioco, cioè le sequenze di gioco le avevo già registrate l'altra sera, quindi sono quasi 4 ore per fare una roba che dura 7 minuti. Però a voi piace, vi dà soddisfazione guardarla, a me dà soddisfazione leggere commenti così belli, quindi lo facciamo. E dovete farlo pure voi, cioè ne ho abbastanza di vedere youtubers che si lamentano, che ci dicono che noi siamo arrivati, come se per noi fosse tutto facile. E no, e noi ci facciamo il culo. E cazzo, noi ci facciamo il culo, perché tu con un vloghetto vuoi fare 100.000 views? Se io me le devo sudare con tutto questo lavoro. Basta dire che lo youtuber che è arrivato e gli altri non salgono perché non hanno voglia di fare, perché non vogliono rompersi il culo. Se noi che abbiamo un seguito così grosso ci rompiamo il culo così tanto per fare un minimo di qualità, dovete fare meglio di noi, voi dovete fare meglio di noi, perché voi state ancora a zero, voi state partendo, dovete partire a razzo, non potete blaterare giocando a Minecraft, ok? Quindi forza, coraggio, metteteci tutto l'impegno che potete, vedrete che arriverete, però dovete scendere a patti col fatto che questo è il culo e te lo devi fare così.